Salve a tutti e benvenuti in una nuova pillola. Oggi vedremo come funzionano le variabili. Iniziamo! Prima di tutto dobbiamo capire cosa è una variabile in informatica. Per capire questo concetto potete immaginare nella vostra mente una piccola scatolina, un contenitore, qualcosa che deve contenere un'informazione. La variabile in informatica è proprio questo, un qualcosa che contiene un'informazione. Questa informazione ha la possibilità di essere modificata durante l'esecuzione del programma. Noi possiamo creare variabili. Come facciamo con Scratch a fare questo? Andando su variabili e liste e cliccando su crea una variabile. A questo punto possiamo attribuire un nome alla variabile che stiamo andando a creare. La chiamiamo in questo caso variabile. Possiamo scegliere se questa variabile è valida per tutti gli sprite, quindi esisterà solo una variabile che si chiama variabile, o se è valida solo per lo sprite che abbiamo selezionato qui. Selezionando l'opzione solo per questo sprite, avremo per il nostro gattino una variabile che si chiama appunto variabile, che non sarà utilizzabile da nessun altro sprite. E di conseguenza potremo creare per altri sprite altre variabili che si chiamano variabile. Se invece selezioniamo l'opzione per tutti gli sprite, potremo avere solo una variabile che si chiama variabile, perché il nome delle variabili deve essere unico, e la potremo utilizzare da tutti gli sprite. Tralasciamo per ora questa opzione salvata sul server, perché tanto non è un'opzione che tutti possono utilizzare. Quindi creiamo la nostra variabile. Vedete? Abbiamo qui il blocco che definisce la variabile. Possiamo tenere selezionato questa casellina per fare in modo che il contenuto della variabile venga mostrato o meno a video. Abbiamo il comando porta variabile a qualcosa, cioè assegniamo un valore alla variabile e poi cambia variabile di, viene messo 1 come impostazione predefinita, ma possiamo far cambiare il valore della variabile di quello che vogliamo. Le altre due opzioni servono soltanto a mostrare o a nascondere la variabile a video, quindi qui sullo stage, durante l'esecuzione del programma, cioè l'equivalente che selezionare o deselezionare questa casellina. Cerchiamo di capire meglio il concetto di variabile. Variabile è, come dicevo prima, un contenitore, una scatolina che contiene un'informazione. Noi possiamo avere nel programma tutte le variabili che decidiamo di creare. Quindi se io ora creo un'altra variabile, avrò nel programma un'altra variabile, oltre a quella che ho appena creato. Quindi la variabile non è un blocco o un concetto strettamente legato al linguaggio che stiamo utilizzando, ma è uno strumento che abbiamo a disposizione per qualunque tipo di programmazione. La variabile è un contenitore di informazioni e quindi non possiamo pensare di programmare senza avere la possibilità di utilizzare appunto un contenitore di informazioni, perché noi abbiamo necessità, ovviamente non sempre, però spesso abbiamo necessità di conservare alcune informazioni e poi eventualmente di poterle modificare durante lo svolgimento del programma. Tra l'altro con Scratch siamo anche fortunati, perché Scratch ci dà la possibilità di utilizzare le variabili in maniera molto comoda e molto semplice, nel senso che noi all'interno di una variabile possiamo inserire qualunque tipo di informazione ci venga in mente, cioè possiamo mettere sia dei numeri che delle stringhe. Cos'è una stringa? La stringa è un insieme di caratteri. Quindi una stringa può essere una parola, può essere una frase, può essere un insieme di lettere e caratteri speciali, quindi parole, virgole, punti, punto interrogativo. Cioè la variabile su Scratch può contenere qualunque cosa, può contenere non solo numeri interi ma anche numeri con la virgola. Quindi per quanto riguarda Scratch noi non abbiamo limiti per quanto riguarda il contenuto delle nostre variabili. Vi dico questo perché non tutti i linguaggi di programmazione sono così comodi. In alcuni linguaggi è molto più complesso utilizzare le variabili. Perfetto, facciamo ora qualche piccolo esempio per capire come si può utilizzare. Facciamo finta di avere un videogioco dove dobbiamo sparare a delle navicelle spaziali. Io voglio poter salvare il punteggio del mio videogioco. Il punteggio implica che io acquisisco un punto ogni navicella che riesco a colpire. Come faccio a salvare questa informazione senza utilizzare una variabile?
Non ho nessun tipo di strumento che mi permetta di salvare queste informazioni senza poter utilizzare una variabile. In questo caso, appunto, per una necessità del genere, cosa dovremmo fare? Dovremmo utilizzare il blocco porta variabile a 0 per salvare un'informazione di partenza. Cioè, io dico porta variabile a 0 vuol dire voglio che la variabile contenga l'informazione 0. Cioè, quando io faccio partire il gioco, se utilizzo questo blocco, voglio che il mio punteggio sia pari a 0. Quindi, nella realtà, la nostra scatolina, che si chiama variabile, non starà facendo altro che contenere il numero 0. Che per me, però, è un'informazione preziosissima. Se io vado avanti nel videogioco e colpisco un'astronave, io voglio che il mio punteggio sia 1. Come faccio se non ho impostato la variabile a 0? Non posso farlo. Fortunatamente io all'inizio del gioco ho detto porta variabile a 0 e nel momento in cui colpisco l'astronave gli dico cambia variabile di 1. Cosa significa questo blocco? Questo blocco è il fulcro del concetto della variabile, cioè ci permette di cambiare l'informazione contenuta nella variabile durante l'esecuzione del programma. Come questo? Col comando appunto cambia variabile di qualcosa. Ora, cambia variabile noi lo utilizziamo con i numeri perché ci permette di andare a modificare il valore della variabile partendo però dal valore che già conteneva. Se io dovessi utilizzare invece che cambia variabile due volte porta variabile 1 e poi dopo un po' nel programma dico porta variabile a 5, in questo caso utilizzando per la seconda volta porta variabile a 5 io sto resettando completamente il valore della variabile e dico che qualunque cosa accada io voglio che la variabile valga 5. Invece, utilizzando cambia variabile di 1 o di quello che vogliamo, dico che da il valore contenuto nella variabile voglio che venga cambiato di 1, cioè voglio che venga incrementato. Quindi se la variabile vale 0, utilizzando il blocco cambia variabile di 1, il contenuto della variabile non sarà più 0, ma sarà 1. Ora, io qui posso scrivere qualunque tipo di valore. Posso dire, sempre facendo l'esempio delle navicelle spaziali, se io colpisco le navicelle verdi guadagno un punto, quindi cambia variabile di 1, da 0 passo a 1. Però posso anche dire che se colpisco le navicelle rosse cambia variabile di 3, guadagno 3 punti se colpisco quelle rosse, invece quelle verdi guadagno un punto. E se colpisco invece le navicelle amiche gialle, se colpisco le navicelle amiche gialle guadagno meno un punto. Meno un punto cosa significa? Cambia variabile di meno 1. È una semplice operazione matematica. 0 meno 1 fa meno 1. Oppure il numero contenuto nella variabile meno 1 sarà quel numero meno 1. Quindi se la variabile contiene 5, il risultato, dopo aver utilizzato il blocco cambia variabile di meno 1, sarà 4. Diciamo che, per quanto riguarda Scratch, l'utilizzo delle variabili non è niente di più e niente di meno di quello che vi ho appena mostrato. Ovviamente le variabili non devono contenere per forza numeri, quindi io posso anche utilizzare una variabile per contenere, come dicevo prima, una stringa. E quindi posso dire anche ciao a tutti. E questo può essere il contenuto della mia variabile. Anche in questo caso il contenuto della variabile può variare, può essere modificato durante l'esecuzione del programma. Chiaramente nel momento in cui utilizzeremo la variabile per salvare delle informazioni che non sono dei numeri, il comando cambia variabile non andrà più a funzionare, perché cambia variabile implica un'operazione matematica. Se io dico che la variabile contiene ciao a tutti e poi gli dico cambia variabile di 1, come faccio a fare ciao a tutti più 1? Non significa niente. Infatti, se vado a fare cambia variabile di 1 se contiene ciao a tutti, quello che ottengo all'interno della variabile è NaN, che significa not a number, cioè indica che il risultato di un'operazione matematica è stata eseguita utilizzando degli operatori non matematici. Quindi uno degli operatori era il numero 1, che è matematico perché è un numero, ma è stato sommato a una stringa ciao a tutti che non è un numero, e quindi ottengo appunto un errore NaN, not a number. Per quanto riguarda invece esclusivamente l'utilizzo delle stringhe su Scratch,
abbiamo la possibilità di rappresentarle a livello grafico in maniera diversa. Se io prendo la variabile che è stata mostrata a video sullo stage e faccio tasto destro, vedo che ho delle opzioni. L'opzione nascondi, che come vedete corrisponde a selezionare o deselezionare questo quadratino, o utilizzare il comando nascondi la variabile, e poi ho altre tre opzioni che mi permettono la rappresentazione grafica. Normale è come la stiamo vedendo ora, cioè il nome della variabile e a fianco il contenuto, rimettiamo la stringa, ecco qua, oppure grande, che è solo il contenuto della variabile in grande, altrimenti cursore, che ci dà la possibilità di modificare la variabile in tempo reale. Quindi questo può essere per esempio un livello di difficoltà di un videogioco o qualunque altra informazione che noi vogliamo modificare manualmente durante l'esecuzione di un programma. Anche in questo caso vedete come io ho mosso il cursore, è scomparsa la scritta ciao a tutti e sono comparsi dei numeri, perché la possibilità di modificare in questo modo la variabile implica esclusivamente un contenuto numerico. Tra l'altro, se io decido di utilizzare questa versione grafica con il cursore, se faccio tasto destro mi compare una nuova voce nel menu, scegli min e max del cursore. Vedete, io ho la possibilità di scegliere il punto di partenza del cursore, quindi il valore minimo che posso attribuire a quella variabile e il valore massimo che posso attribuire. Se io adesso scelgo di scrivere 50 e qui 25, ok, notiamo che il valore minimo che posso dare col cursore alla variabile è 25 e il valore massimo è 50, non sale più di così. Benissimo, per quanto riguarda le variabili con Scratch è tutto. Se avete dubbi o domande scrivetemi nei commenti di YouTube o sulla pagina Facebook. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando ricordando di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti!